Con il prematuro ritiro di Borg e le prime battute a vuoto di Connors, il mondo del tennis ha conosciuto all'inizio degli anni Ottanta un paio di stagioni di interregno. Oggi però è difficile avere dubbi. Nonostante i sensibili progressi, soprattutto psicologici, di Ivan Lendl, il nuovo numero uno è lui, John McEnroe, americano, mancino, nato a Wiesbaden, in Germania, dove il padre svolgeva il servizio militare nel febbraio del 1959. Dotato come Connors di una grinta rabbiosa, ma più di lui fornito da madre natura di una classe cristallina, Super Mac viene considerato da quasi tutti gli esperti il più grande talento tennistico degli ultimi vent'anni, l'erede naturale dell'indimenticabile Rod Laver. Precoce come tutti i campioni autentici, McEnroe ha trionfato nell'Orange Bowl nel 1976 ed è stato semifinalista a Wimbledon l'anno successivo, poco più che diciottenne, partendo dalle qualificazioni. Campione universitario americano nel 78, ha quindi iniziato nel 79 a imporsi nei tornei del Grande Slam. Alla fine dell'84, McEnroe vantava 4 successi nell'Open degli Stati Uniti, 3 vittorie a Wimbledon, altrettante nel Masters e nella finale WCT di Dallas. How does your draw look, or do you really look at things that far ahead? Well, I know the next match I play, a guy that's younger than me, so I don't want to lose to a young guy. Who is that? Who do you play? Bjorkqvist. Oh, yeah, Sweden, fair. So, yeah, I mean, I think feedback's the seed in my section, and if I got to the quarters, I think Vitas would be my seed, so he's beaten me both times that we played on clay, so I'm sure that would be, especially like 3 out of 5, it's going to be a long match, you know, if that happened. I noticed that your foot is taped. How bad is your foot? I'm wearing a little brace. I saw that. I'm wearing a little brace because I've... That's not a little brace. That's a big brace. I got to make it sound little. Yeah. But it helps a little just to protect my ankle. I just keep on spraining it, and it's not so bad on clay, though. I think it's a lot harder to turn your ankle on this surface because you're slotting a lot more. Yeah. That doesn't necessarily mean I'm going to play a whole lot better. Are you playing the doubles here? Nope. No, I'm taking your advice. Yeah, well, I thought you'd burn yourself out a little bit. I've gone through like a few matches just feeling the same and with all the matches, not really being able to get up for some matches. So. But are you going to change your whole approach to playing as far as singles and doubles in a tournament, or are you just doing that because this is 3 out of 5? Well, that's one reason, but I don't know. I mean, it's a little more time, I guess, will tell. But I think definitely I've been tired quite a few times, like this year, like maybe mentally, if not physically. Thanks. Are you a connoisseur of good restaurants? No? I'm staying in an apartment, so I don't want to, you know, it's very quiet, so I don't want to, like, start naming names. But there's a restaurant right below my apartment that's very good. Nato in un'epoca dominata dai picchiatori in top spin, grandi atleti dal gioco noioso e prevedibile, John è la dimostrazione più evidente di come nel tennis talento e fantasia, se accompagnate da una preparazione fisica di primo ordine, continuino ad essere le vere armi vincenti. All'inizio della carriera, McEnroe ha dimostrato ampiamente di non gradire troppo la linea di fondo, che abbandonava spesso per avventurarsi a rete, come attratto da una calamita, nel desiderio di chiudere il punto nel più breve tempo possibile. L'esperienza e lunghi metodici allenamenti gli hanno consentito di robustire il proprio gioco da fondo campo, acquistando maggior sicurezza e migliorando così anche tatticamente. Giocatore istintivo, McEnroe è capace di compiere con la racchetta virtuosismi davvero inimitabili. Ecco Mac al servizio, un colpo che esegue con estrema disinvoltura, sia in top spin che slice o piatto. Durante l'esecuzione del servizio, ha detto di lui un grande maestro come Tony Traber, lui fa delle cose che non consiglierei assolutamente ai miei allievi, ma l'insieme è di un'efficacia spaventosa. Anche la volée di McEnroe, giocata con grande libertà di esecuzione, non si può dire un modello di perfezione stilistica. Ma passare l'americano a rete richiede davvero una gran classe.
e, come in questo caso, anche un po' di fortuna. Micidiale soprattutto da sinistra, il servizio di McEnroe non cerca tanto l'ace, quanto la migliore angolazione, per consentire all'atleta di occupare la rete e piazzare con calma la volée decisiva. Servizio e volée, questa è l'essenza del suo gioco. Il 1984 è stato per John McEnroe un anno davvero straordinario. Vincitore a Wimbledon, a Flushing Meadows e nel Masters, ha disputato 85 incontri, perdendone soltanto 3, contro arbitraggi, Sundström e Ivan Lendl, dell'incredibile finale di Parigi, che lo vedeva tranquillamente in vantaggio di 2-7-0. Da non trascurare poi la sua carriera di doppista a fianco di Fleming, una coppia la loro capace di vincere 4 volte Wimbledon e 6 edizioni consecutive del Masters. L'unica cosa che mi manca, ha confessato in un'intervista, è di poter camminare per strada con i miei pensieri, senza essere interrotto in continuazione. Questo, d'altra parte, è il destino invidiato di tutti i numeri uno.